Silvia Ruotolo aveva 39 anni quando è stata uccisa la camorra. E qui con me c'è Francesco, il figlio. Avevi quanti anni? 5 anni. 5 Che anni. cosa ricordi? Allora, mi ricordo che mia mamma mi era venuta a prendere l'ultimo giorno di asilo. Io avevo 5 anni, mia sorella ne aveva 10. Mia mamma mi era venuta a prendere a scuola, stavamo tornando a casa, mano nella mano. Ad un certo punto, arrivati sotto casa, sentimmo dei rumori. Pensavamo a uno che era caduto da motorino o un tamponamento graduato. Invece no, hanno sparato 41 colpi all'impazzato, un colpo ha ucciso sul colpo mia mamma e l'altro colpo ha ferito un ragazzo di 21 anni. Quindi tua mamma è stata uccisa, tra virgolette, per sbaglio. Sì, perché come dico io sempre, le vittime si trovavano al posto sbagliato al momento sbagliato, ma in realtà non è così. Le vittime si trovavano al posto giusto al momento giusto e sono i mafiosi che si trovano al posto sbagliato al momento sbagliato. Questo accadde a Napoli nel 97. Sì. Da allora la tua vita è cambiata, ovviamente. La nostra vita è cambiata, siamo cresciuti senza una madre, che non è facile, ma però noi la ricordiamo ogni giorno facendo la memoria non solo di mia mamma, ma la memoria di tante altre vittime innocenti di mafia. Qui a Padova, tra l'altro, è nato un presidio di Libera dedicato a Silvia Ruotolo. Sì, noi siamo un presidio nato nel 2011, intitolato a Silvia Ruotolo, alla mamma di Francesco. Noi siamo un gruppo di studenti principalmente universitari e diciamo che le nostre tre macro aree di impegno sono l'autoformazione, la formazione e gli eventi sul territorio. Questo è un fumetto, un libretto dedicato alla storia di tua mamma Silvia. E chi l'ha realizzato? Becco Giallo. Io l'ho avuta in anteprima che veniva Tu pubblicata, hai quindi collaborato. sì. Grazie, buongiorno mattina.